A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera, benvenuti e ben ritrovati a tutti, gentile pubblico di Fisiovit, martedì 5 di marzo 2024, le 21 in punto, un'altra serata importante. Sono molto lieto di ospitare Brett Windsor, un amico, viene dal 2016 in Italia, lo conoscete benissimo. Hi Brett, thank you to join us this evening tonight. You are very welcome, sir. Thank you again for having me. I'm looking forward to talking about manipulation here. E grazie a Sebastiano Nutarelli che stasera mi accompagna in questa serata come di consueto, un volto ormai di Fisiovit, lo conoscete benissimo. Grazie Sebastiano, anche a te. Ci mancherebbe, grazie, traduco, grazie a voi per la serata, per l'organizzazione del webinar, traduco quello che ha detto Brett, che semplicemente diceva grazie a tutti, grazie a voi per aver organizzato la serata e parleremo di manipolazioni, e lo vedremo dopo. Io vi lascio parlare di Spinal Manipulation e Mobilization, sarà anche un evento che faremo a Genova, trascorreremo un'oretta insieme a Brett con Sebastiano. I consueti canali sono tre: Hippocrates GoToWebinar, il principale, da dove il pubblico, voi, pubblico di Fisiovit, ci seguite, ma anche la diretta contemporanea che controllo immediatamente sia su YouTube, e quindi un saluto anche agli amici di YouTube che ci stanno seguendo, sia agli amici della pagina Facebook in live streaming che ci stanno seguendo. Tutti e tre questi canali ci stanno delle chat box o banalmente dei commenti, da lì potrete rivolgere le domande al relatore principale di questa sera. Selezioneremo al termine, durante un question time dedicato, un momento specifico per le domande più interessanti. Buona relazione, Brett. Great. Thank you very much. Looking forward to talking. So I want to start off by just reiterating that this, what we do, is really not all that complicated when you get right down to it. So I've got a little flow chart here that you can see. And this flow chart essentially talks about what it is to move as a physical therapist. Allora, intanto buonasera a tutti, vorrei semplificare da subito e chiarire da subito quello di cui parleremo, e quindi in ambito manipolazioni presenterà un flow chart, un diagramma di flusso che spiega un po' chiaro, rende un po' più chiaro che cosa succede quando ci muoviamo e poi insomma trattiamo i pazienti. So essentially when we look at joints and we look at a system, we want to understand, does it move? We're in the business of increasing movement, optimizing movement. A system will either move or it will not move. Quando parliamo di un'articolazione vogliamo primariamente capire se l'articolazione è dotata di movimento fisiologico, se vuole muoversi, se non può muoversi, e una base di questo è ovviamente la valutazione. If something is supposed to move and it does not move, then we know we have an issue and we need to move it around, and that's what we're looking here. So if a system is supposed to move and it doesn't move, then we need to make it move, and that's where manipulation comes in. It's that simple. In realtà il concetto è estremamente semplice. Se una qualcosa, in questo caso un'articolazione, che suppostamente deve muoversi, deve avere un suo range fisiologico di movimento, se ha una limitazione, dobbiamo capire perché ce l'ha e rendere possibile nuovamente il suo pieno movimento. Questa è la base della manipolazione, in realtà, proprio cercare di ridare un range di movimento che dovrebbe avere l'articolazione. So, and of course, the overlay here is that our first job is to do no harm, to not make the patient worse, and to also be excellent with our diagnosis, our clinical reasoning, and our differential diagnosis, so that we can understand the right intervention for the right patient at the right time. Ovviamente, come sempre, l'elemento primario è non nuocere, quindi quello che vogliamo fare è non creare un danno e non peggiorare la situazione del paziente. La cosa importante è fare la cosa giusta al momento giusto. Brett, we are still seeing your first slide. I'm not sure. Maybe you share the screen and you advance to the slides, but that's what we're seeing. Sorry, what do you say, Sebastiano? We are seeing the first slide at the moment. Maybe you're going through the slides. I'm not sure. We haven't moved through. What do you see now? Slide number four. Okay, so you've got three now. All right. Yes. What about now? Still true. Still, so you can see the priority for the PT is therefore to first, yes, do no harm. Exactly. Okay, good. Poi ragazzi, scusate, ci siamo solo allineati perché non vedevamo le slide. Okay, go ahead. Okay.
So what we're talking about first is patient selection, and the ideal manual therapy patient, manipulation patient in this case, is one who presents with pain or symptoms that are intermittent, they're mechanical in nature, they're episodic in duration, and they can be reproduced, aggravated, and relieved by movements, positions, activities, and postures. Quindi sostanzialmente abbiamo a che fare con pazienti che hanno sintomatologia intermittente, a volte c'è, a volte non c'è, di natura meccanica, che può quindi aggravare la loro qualità della vita, e quindi questi sono i pazienti su cui dobbiamo e possiamo considerare la manipolazione. Questo è il filtro principale, il primo screening. If the patient doesn't fit that general profile, then there's a real question of whether or not, not only manipulative techniques, but physiotherapy in general are the best solution. And then on top of that, manual therapy is generally more effective earlier in the episode of care when the patient is acute and trying to reestablish motor control principles. Quindi, no, è una questione di screening. Dicevamo, se il paziente corrisponde a questi criteri, è un paziente non solo da manipolazioni potenzialmente, ma da fisioterapia. Se invece ha un non corrisponde, probabilmente è un paziente che va visto da un altro specialista. Dobbiamo anche chiederci se il fisioterapista sia lo specialista che lo deve vedere. So we've established this idea that we want to use manipulation and mobilization and manual therapy to reestablish movement, to reestablish control, and to give that patient an idea that they want to move, to are able to move more. E quindi di nuovo la terapia manuale funziona, diceva poco fa Brett, primariamente in una fase acuta. Prima interveniamo meglio, soprattutto in sintomatologia algica, muscoloscheletrica, la manipolazione o la mobilizzazione, non importa, adesso poi vedremo le differenze, hanno luogo, hanno spazio d'azione in questi pazienti. We are still on slide number 3, so that you know. Thank you. Isn't that, I'm just going to do it this way. Can you see it? All right, I'm just going to do it. Slide number 6, okay. All right. I don't know why that's happening, so I'm just going to do it this way. Not sure. Just so. Yeah, doesn't matter. All right, so when do we use joint thrust manipulation? Firstly, the benefits need to outweigh the risk. There needs to be a localized lesion that's recent, of sudden onset, following mechanical trauma. And ideally, it's at a single segmental level. It's unilateral. There's a single movement of direction restriction. And there's an end feel to this. It feels like a joint that doesn't move, but that wants to move, and there's little risk. And then the last thing is, there's a reason to believe that the patient would respond positively to a grade 5, either through a history or through some of the research that's been done to suggest that manipulation would be effective. Allora, se riflettiamo alla slide, al contenuto di questa slide, è davvero, come dire, c'è tutto quello che serve per capire se il filtro è appropriato e il paziente è appropriato per una manipolazione. Le manipolazioni sono appropriate quando il paziente sembra avere più beneficio che rischio, ovviamente, quando la valutazione fisioterapica indica una problematica che tendenzialmente in conseguenza di un trauma o di un movimento rapido recente ha una serie di caratteristiche, quindi tendenzialmente monolivello, quindi non ha una problematica tutta la cervicale o tutto il tratto toracico, ma tendenzialmente monolivello, magari anche unilaterale, ha una direzione di restrizione di movimento, non tutte le direzioni di restrizione di movimento, e ha una rigidità alla palpazione anche muscolare, non controindicazioni, e poi ci sono ragioni solide per credere che il paziente possa beneficiare di una manipolazione, quindi si supera il grado 4 di manipolazione, di mobilizzazione, si va al grado 5, che significa che ce l'ha sulla base di questo screening e anche sulla base di ricerca che è stata condotta in campo specifico. Le clinical prediction rule citate sotto fanno riferimento a questo. And it is worth saying at this point that there are less rules than there used to be. I think 15 and 20 years ago we used to be very dogmatic about where and when to apply it, but the change in rationale over the last 10 years has really broken some of those barriers. It's a much more generally applicable technique now. Facendo riferimento proprio a questo screening clinico legato sostanzialmente alle clinical prediction rules, sembravano molto più di quello che erano quando sono state pubblicate tempo fa. Negli ultimi, diciamo che 15 anni fa si era molto più restrittivi, poi si è visto che insomma l'applicabilità delle stesse non è così. Così valida o non sempre, quindi abbiamo alcune regole per decidere se procedere o meno,
ma non sono più restrittive come si pensava un tempo, e le vedremo tra poco. Now, that's the when, so those are the circumstances. Then we move to why do we use joint thrust manipulation? And it simply is that a high velocity movement may be required to move the segment. And that's largely now related to some of the things we know about neuromuscular control and tone and how things change. The bigger issue, though, is that a lot of times one single movement can be less irritating to the patient. It can be more efficient and it leaves more time to do other things, like education and modifying activities. Allora, abbiamo visto il quando, ora discutiamo del perché utilizzare le manipolazioni articolari. Allora, perché tendenzialmente un movimento ad alta velocità può essere la cosa migliore per liberare da una rigidità un segmento articolare, perché può essere meno irritativo di molteplici manipolazioni, di molteplici mobilizzazioni. Questo non significa, lo vedremo, che le mobilizzazioni siano peggio. L'efficacia è uguale, però in certi pazienti può essere meglio una manipolazione. Il fatto che il movimento può essere di beneficio per il paziente e anche per il terapista, perché magari c'è poco tempo. Pensate agli atleti in fase acuta, mobilizzazioni possono non essere spendibili perché abbiamo bisogno di rimetterlo a fare in gara o in competizione subito, e in più lascia tempo per l'educazione. Quindi liberiamo da una rigidità momentaneamente, magari con un orizzonte a breve termine, quell'articolazione, e gli spieghiamo come far perdurare con gli esercizi il guadagno di range. So where does manual therapy stand now, just in general? There's some good things. We know it's cost effective, it decreases downstream costs, it has short-term known effects, it seems to have a lasting clinical effect, and there are some very good ideas now around outcomes producing better effects, and manual therapy training appears to correlate with satisfied clinicians. In questa slide vediamo la parte buona, diciamo, dell'utilizzo della terapia manuale, emmettista per quello, dove veramente si abbraccia tutto quello che è terapia manuale, mobilizzazioni e manipolazioni incluse, e tende a essere un intervento che ha una proporzione di costo, quindi è efficace in relazione anche al tempo di intervento. Può nel lungo termine essere efficace e ridurre i costi, questo significa i costi a carico del paziente, del sistema sanitario. Chiaro che bisogna fare uno screening ad età specifico e bisogna utilizzarla in acuto, dove tende ad essere migliore per modulare il dolore, in certe fasi poi ha meno luogo d'essere. Ha degli effetti a breve termine, questo lo sappiamo. Sappiamo altresì che se applicata nel breve termine, cioè in acuto, tende ad avere dei benefici anche più a lungo termine, anche se il suo effetto è puramente a breve termine tendenzialmente. E sostanzialmente come dire, il fatto che si abbiano dei terapisti che sono capaci, skillati, preparati a utilizzare terapia manuale in tutto il suo ampio spettro, dà anche soddisfazione clinica ai clinici stessi, sia più efficace. On the other side of it, there's not a lot of evidence showing the overall long-term impact of manual therapy. We need more research. And to this webinar and the courses that follow it, we need better training. It's a difficult skill to be good at, and we need to teach more and learn more and participate more and practice this technique much more. Diciamo il lato oscuro della terapia manuale, se vogliamo dirla così, è appunto che tende a essere un intervento a breve termine. Questo è quello che sappiamo dalla ricerca scientifica. Manca una ricerca che provi che possa avere un effetto a medio e lungo termine. Questo vuol dire che è una ricerca che può essere condotta. Sono studi che potrebbero essere condotti per vedere ulteriori, per vedere se ci sono effetti che sono più duraturi, e manca training adeguato. La verità è che ci sono un sacco di formazioni di diverso tipo. Il motivo per cui viene proposta questa formazione con Brett come docente e in generale con Niont come supporto, di cui Brett peraltro è un senior instructor, è uno dei coordinatori storici, è proprio per questo, per fornire una formazione di alto livello, per aumentare le skill del singolo terapista, di modo che poi il trattamento offerto ai pazienti sia un trattamento di alto livello, perché se la terapia manuale di alto livello ha più chance di funzionare che una terapia manuale di basso livello. So let's look at just a little bit now at the mechanism of action. So how manual therapy works. There used to be a very biomechanical and mechanical explanation where we thought we were moving joint surfaces, either parallel or perpendicular. Allora, cerchiamo di capire adesso come funziona e perché funziona la terapia manuale. Se funziona, ne vedremo. Sono stati pubblicati una serie di studi. In passato sostanzialmente si era molto strutturalisti. Funziona perché certi movimenti, veloci o meno, manipolazioni o mobilizzazioni, incrementano il range di movimento. Insomma, veramente meccanicistico. Poi, insomma, abbiamo avuto nuove pubblicazioni come questa.
And not going to go through this in great detail, but the long story short now is that we know manipulation works because it's able to send a peripheral input into the central nervous system, which modulates muscle tone. The modulation of that muscle tone then allows relaxation at the segment to occur, which increases movement at the joint for at least a brief period of time. Adesso, senza andare nel dettaglio di questa rappresentazione grafica, che è presa dal paper di Bialowski, dallo studio di Bialowski del 2018, che è uno di quelli più, insomma, che più hanno forse ben spiegato una serie di cose che, di cui si parlava da tempo, in verità. Di fatto è uno stimolo, la terapia manuale offre uno stimolo periferico che viaggia dalla periferia al sistema nervoso centrale, il quale restituisce un sistema di rilassamento muscolare che permette un migliore movimento o un aumentato movimento a livello articolare periferico. E questo è quello che è la terapia manuale. And this is what also allows us now to not have to follow all the rules of the old days. We can be a little more liberal with our application now and use the technique more generally. Quindi in sostanza sappiamo che modula, ha questo effetto modulatorio, modula quindi anche il dolore, che è una parte fondamentale, sempre mediata dal sistema nervoso centrale. Questo è il motivo per cui abbiamo meno restrizioni rispetto alle regole, chiamiamola così, pubblicate 15-20 anni fa. Siamo molto più, è molto più facile adesso decidere se intervenire con terapia manuale o meno. Just looking at the grades, obviously this is the one down here that we're interested in, the grade 5. Which is at the end of range at the joint resistance, and it's a high velocity, low amplitude thrust, as opposed to the other grades, which are more mobilization grades. Se ricordando insomma quelli che sono i principi di terapia manuale Fonte Maitland, qui abbiamo i quattro gradi di mobilizzazione che sono precedenti al quinto, a noi interessa il quinto grado, grado 5. Siamo ovviamente oltre la resistenza alle soglie e poi la resistenza della soglia articolare, la resistenza articolare, alta velocità, ridotto range di, in termini di thrust, quindi movimento rapido, contenuto, e questo è quello di cui stiamo parlando stasera. Don't worry about the pop. The audible pop is not necessary for an effective result with manipulation. What matters is the speed. The speed is what applies the physiological changes to the muscle tone, which create the movement. Nonostante se ne dica, mettiamola così, perché su questo veramente insomma, ci si fanno i congressi, non vi preoccupate del pop, cioè non vi preoccupate del fatto che nel performare una tecnica di terapia manuale manipolativa si senta il rumore. È vero che il paziente ne beneficia, questo è l'argomento di chi dice che se non c'è è peggio, in realtà non cambia assolutamente nulla. Quello che sappiamo è che l'importante, la cosa fondamentale è la velocità d'esecuzione, perché se abbiamo poco range, rapido movimento, quello è quello che darà il beneficio al paziente. Una tecnica ben eseguita non deve necessariamente creare un po'. Specificity and directionality, we now know that they are not usually necessary. It is not necessary to be specific to us to one spinal segment. And it's not usually necessary to be specific to direction. We can be more general now in applying these techniques to get the effect, which gives us a much wider range of techniques that we can use on our patients. Rispetto a una situazione più rigida, in passato, soprattutto figlia di tutta una serie di scuole di terapia manuali, fai questa mobilizzazione, questa è solo manipolazione, questa è solo questa, a quel livello, in quell'emilato, in quel modo. Si è visto che in realtà tutta questa restrizione, questa specificità non è giustificata. Sappiamo che possiamo essere altamente non specifici, anche perché quando pensiamo di essere specifici non siamo talvolta neanche sul livello che pensiamo di trattare, e questo riguarda anche la direzionalità. Otteniamo dei benefici tendenzialmente comunque, per il motivo spiegato due slide poc'anzi, ovvero segnale che viaggia dalla periferia al sistema nervoso centrale e l'ottenimento del rilassamento muscolare periferico all'articolazione rigida. And then to this effect, I was part of a group 4 or 5 years ago that published a study showing that directional manipulation of a stiff thoracic spine segment may not be required to improve patients with neck pain, which means that a general technique is just as effective in decreasing neck pain as one that was directionally specific to the level. Quindi questa è una buona notizia per tutti, per i terapisti, perché possiamo essere ottimi terapisti manuali,
manipolativi con le tecniche che padroneggiamo meglio. È possibile che una tecnica ci venga particolarmente male, non è necessario attuare quella tecnica perché basta avere alcune tecniche che funzionino a livello regionale. Brett è stato parte di questo studio che vedete menzionato con la reference in alto a sinistra, che ha dimostrato che non serve essere specifici in termini di direzionalità a livello toracico per migliorare con manipolazione la sintomatologia cervicale o di spalla. I pazienti che soffrono di dolore alla spalla possono migliorare anche grazie a manipolazioni toraciche, quindi basta saperlo fare, padroneggiare qualche tecnica, non mille tecniche. So let's look at some examples now of how we might actually go through and manipulate, and these are some of the techniques that we teach on the courses and practice intensively on the courses and that have been shown in research to be effective. Adesso diamo un'occhiata a quelle che sono le applicazioni pratiche. Utilizzeremo come esempio la regione lombopelvica, quindi la lombare e la parte pelvica. Perché? Perché queste sono quelle tecniche che vengono insegnate al corso e ampiamente sono ampiamente oggetto di parte pratica. Un corso di terapia manuale è tanto buono quanto c'è coaching nella esecuzione della tecnica e pratica. Bisogna praticare, praticare, praticare. E questo è quello che viene fatto nel corso. So let's look first at the lumbopelvic regional technique, and this is a really interesting technique. It's one of the earliest recorded described techniques, which was originally created by Walford A. Schwab, a doctor of osteopathy. I know osteopathy is still a big deal in Europe, probably more so than it is in the United States now. Our osteopaths have gone very allopathic. They're very traditional medicine now, which hasn't happened in Europe yet, which is great. No, per quanto riguarda, vediamo la prima tecnica lombare, probabilmente quella con origine più storicamente più addietro nel tempo, sviluppata da osteopati all'inizio del secolo, insomma negli anni 20. Un piccolo commento sull'osteopatia: diceva Brett, so benissimo che l'osteopatia in Europa è insomma oggetto di grandi discussioni. Considerate che l'osteopatia negli Stati Uniti è ormai ha virato in maniera strutturale verso l'intervento allopatico, globale, quindi c'è davvero una differenza sostanziale, anche perché negli Stati Uniti c'è un filone chiropratico molto più strutturato e voglio dire, potremmo discutere all'infinito, però ecco, questa è una tecnica che origina da una scuola osteopatica. Yeah, so this is a technique that carried on through osteopathy and a lot of the techniques that we teach in the NIOM system particularly, and me personally, have osteopathic corrections to them, and this is one of them. Questa è una delle tecniche di origine osteopatica, una delle tante che vengono insegnate da Brett, ma non solo da Brett, anche nel percorso NIOMT. Per chi è curioso, se andate a vedere cosa vuol dire Associazione Nordamericana di Terapia Manuale, è la più strutturata realtà di terapia manuale al mondo, con un preciso percorso strutturato in step. Questo corso, questo webinar si riferisce a un corso specifico che è una pillola di un percorso più ampio che è il COMT, che è Eroga Fisiovit in Italia, dopo ce ne parlerà Enrico e magari anche Brett. Vediamo alcuni esempi di alcune tecniche, ne vengono insegnate veramente molte nel percorso NIOMT da Brett. This is a significant technique just because of the implications it's carried. It is a long lever technique, and you can see in this picture here, the right arm's on the pelvis and the left arm is up around the shoulders. The direction of the profession now has been to shorten the levers, to shorten the amount of force, and to lessen the effort required. And it was always seen as a pelvic technique rather than a lumbar technique. Likewise, and this is an additional problem in our profession, it had a lot of different names. The Chicago technique, the reverse Erhard, the Sobolka slap, when it was originally described as lumbopelvic regional. Allora, nell'immagine capite di che tecnica stiamo parlando, una tecnica a leva lunga. Questo è importante, come dire, osservarlo, perché la tendenza da anni ormai in ambito manipolativo è cercare di andare verso le leve corte per evitare troppa forza erogata sul corpo del paziente, mettiamola così. In realtà è una tecnica che è stata utilizzata in diversi studi anche abbastanza recenti, dimostrando effetto equiparabile. Il problema con questa tecnica sono i nomi, vedete la tecnica Chicago piuttosto che la reverse Herald o il slap Sibulka. Il punto è che è un po' come i test ortopedici speciali, non importa che nome, l'importante è che tutti capiamo di cosa stiamo parlando, e questa è la tecnica, adesso la vediamo. And interestingly enough, this was the first technique to be part of a very significant research study in the United States, which was the clinical prediction rule.
which came out in the early 2000s and for the very first time developed a specific link between manipulation and an improvement in acute low back pain signs. Come accennavo poc'anzi, perché è importante parlare di questa tecnica? Perché questa tecnica, lo vedete da questa immagine che viene proprio dallo studio, è stata oggetto del primo studio sulle tecniche manipolative ad alta velocità, bassa intensità. Ecco, questa è proprio l'immagine dello studio in verità, e infatti fa riferimento allo studio degli anni 2000, che ha dimostrato come si possa far migliorare i pazienti, quindi evidenza scientifica di efficacia, prova di efficacia, con terapia manipolativa, chiaramente pazienti adeguatamente selezionati. And this is actually an image from around about that time, and this may have actually been an image from the study, and you can see that there's a long wind up here with the bottom hand being on the pelvis and the top hand being wound up through the shoulders and the thorax. So a lot of joints are going to manipulate there, and we don't typically like to do that anymore. Quindi, come vedete, stiamo parlando di 21 anni fa, 20 anni fa, questa è la tecnica, come dicevo, questa è la foto che viene dallo studio. Ed è una leva lunga. Cosa significa? Vedete che la mano distale, la sinistra del terapista, è sulla pelvi, sull'emipelvi di sinistra del paziente, mentre l'arto superiore, il braccio destro, l'arto superiore destro del terapista, è a livello delle spalle, sostanzialmente, anche se si infila in mezzo alle braccia del paziente. Quindi capite che in un'esecuzione di tecnica manipolativa di questo tipo vengono manipolate una lunga serie di articolazioni. È impensabile che sia una tecnica specifica, ma ha dimostrato efficacia. Non si fanno più queste cose, o si tende a farlo meno, si tende a essere meno a leva lunga ma più a leva corta. And then you can see from this set of images here more of a traditional sequence of setting things up, where the patient is first C-curved in supine, and then there's a rolling maneuver to wield the hands in, and then back onto the back, and the bottom hand that can then come onto the pelvis. And then there's a twisting motion as though you are opening a bottle to get the thrust maneuver, which gets the reduction and the increase in movement. Come viene poi insegnato nel corso, ci sono sostanzialmente 5 step per l'esecuzione della tecnica, che sono quelli che potete vedere nelle slide. Tipicamente il paziente viene approcciato supino, dopodiché c'è una manovra di rolling, per cui nella manovra di rolling si infila il braccio prossimale, lato superiore prossimale del terapista nelle braccia. Si riporta il paziente in supino e dopodiché, fissando la parte pelvica, c'è la manovra di roll, che poi di fatto è come se si volesse svitare il tappo di una bottiglia, no? Diceva, e quindi questo è poi l'esecuzione ed è come viene insegnato. And then obviously big guys in those pictures, Ann Porter Hope pictured here is a much smaller human being, and you can see there is a modification of this technique for shorter arms and shorter statures, where the patient can actually be set up in the full twisting movement, but then that top hand can come down onto the thorax. This also has the benefit of shortening the levers too, which decreases the amount of force required. Questa è una versione modificata, utile a banalmente grande paziente, piccolo terapista, mettiamola così. Pensate a situazioni in cui un terapista uomo di taglia media piccola o una ragazza, un terapista donna tendenzialmente più piccolo degli uomini, trattano atleti, rugbisti piuttosto che di stazza importante. La leva si accorcia, come potete vedere, in realtà il setting è diverso perché il paziente si automette in una posizione prima di in rotazione, viene poi riportato in posizione e si esegue la tecnica. Vedete che le mani della terapista sono molto più vicine l'una all'altra, questo accorcia la leva ed è quindi quasi, viene quasi da dire più specifica, in realtà non è più specifica, semplicemente si eroga meno forza per ottenere l'effetto perché la leva si accorcia. So that's a more general lumbopelvic regional technique. It can be useful, not my preferred technique. My more preferred technique is the lumbar gapping technique, which we'll go through now. And this technique is one that has also been validated in some of the initial research around using manipulation to decrease pain and increase function in the lumbar spine. Ora ci vogliamo, facciamo un passaggio avanti verso la tecnica, un'altra tecnica, quella di gap lombare, o di gap in neurale, che dir si voglia, una tecnica più specifica, o quantomeno che mira a essere più specifica a interlivello, preferibile, probabilmente, diceva Brett, tendo a preferirla. Detto questo, ne vediamo un'altra e poi la discutiamo. So you can see here that the patient will be positioned in sideline, then the legs will be moved to position the lumbar spine in exactly the right position.
We use a combination of movements to focus the movement to the segments that we want. We can then roll the patient back towards once we have set that position as part of the initial setup. Quindi vedete che la setting iniziale col paziente in decubito laterale, poi si decubito laterale con le ginocchia flesse, dopodiché marcando la zona, il livello articolare lombare, in questo caso le 3 e le 4 che si vuole andare a mobilizzare, si estende la gamba al lettino, questo fino a che si sente la localizzazione più o meno specifica a livello lombare. Dopodiché il paziente viene, si testa che la mobilizzazione avvenga effettivamente a quel livello, poi ovviamente un livello sopra, un livello sotto, ma insomma regionalmente siamo a quel punto dove la nostra mano è posizionata, e questo è il pre-setting per la tecnica. Right, and then you can see then once the patient's rolled over to the side, then the arms will be moved so that we can get the body to roll down to the lumbar segment from the top. And then we have a position that looks something like this. So we've adjusted from below, we've adjusted from above, and now the lumbar spine and the mid segment there is ready to be moved. Dopodiché, come abbiamo visto nelle immagini precedenti, il paziente, una volta che abbiamo preposizionato il paziente da trattare a livello distale con gli arti inferiori, andiamo a fare a livello degli arti superiori, quindi tronco, si utilizza l'arto superiore del paziente che viene afferrato, trazionato dal paziente, ovviamente dal terapista, ovviamente questo porta a un twist, a una rotazione controlaterale del tronco per portare sostanzialmente in pretensionamento e a fine range la zona lombare, quindi concentrare la tensione a monte e a valle dove la mano del terapista si posiziona a livello della schiena, e questa è un po' la posizione finale. And hopefully you can see through this series of pictures that the teaching of these techniques is very step by step. These techniques look easy when they're being performed by someone who's been doing them, but setting them up properly and going through the right stages does take some getting used to. So we're very deliberate about how we teach each of the stages. Come potete vedere, esattamente come la tecnica precedente, imparare a eseguire questa tecnica prevede l'esecuzione di step specifici. Questo può sembrare più facile in chi queste tecniche le utilizza manipolative, le utilizza regolarmente, serve un po' di pratica, ecco perché nel corso vengono provate e riprovate. L'importante è capire che non serve un talento particolare, bisogna solo seguire gli step e capire come portare il paziente ad avere il preset giusto. Il preset è la base fondamentale della tecnica, altrimenti la tecnica non funzionerà. Se il paziente viene preposizionato correttamente e si esegue questa sequenza di movimenti finché non la si padroneggia, dopodiché la tecnica è una logica e abbastanza semplice conseguenza. And then you can see now we're in position to apply the thrust. We've got the patient locked from below, locked from above. We're applying the force at the lumbar spine about at the end of Earl's fingers there. And then what will happen from that point is that the right arm will go backwards while the left arm drops forwards. And that creates the high velocity, low amplitude thrusting movement there, which should get the result that we want to see. E probabilmente da questo riuscite a apprezzare quello che dicevamo poc'anzi, ovvero che di fatto il paziente è predisposto alla tecnica, è già stato tensionato in modo da localizzare la tensione a livello, ovviamente in senso controdirezionale, prossimo distale, visto prossimale, in modo da localizzarla a livello di lettera L4 o di dovunque vogliate eseguire la tecnica. Dopodiché la tecnica è una logica conseguenza. Vedete, il braccio destro del terapista, in questo caso con l'avambraccio, va a portare la pelvi superiore del paziente, quella non aderente al lettino, verso di sé e inferiormente. Contemporaneamente il braccio superiore fa un contromovimento. Di fatto siamo già a barriera, dobbiamo solo manipolare. E qui la chiave ovviamente è la velocità. Then you can see here with the arrows on this picture here how there's a rotation movement of Earl's body. He is coming around to the left to drive down through the left arm, backwards and across with the right arm, which gets a nice thrusting movement with very little force. E anche se l'effetto della slide forse non aiuta tanto, potete vedere che oltre alla freccia che va lateralmente verso il basso, che indica il movimento del braccio destro del terapista che sta eseguendo la tecnica, c'è un'altra freccia in alto a destra vostra, che guardate la slide, in realtà sulla spalla sinistra del terapista, che indica come si combina questo movimento del braccio distale del terapista verso il basso e verso se stesso, un contromovimento
in avanti verso il basso dell'arto superiore, sostanzialmente dell'arto prossimale, quindi destro sinistro della pista. Quindi una combinazione di movimenti. Right, and again, this you can see again, this technique can be modified for people of smaller stature by bringing the levers in closer so that less force is required. Di nuovo anche per questa tecnica. Torniamo al grande paziente piccolo terapista, soggetti che hanno uno svantaggio oggettivamente di proporzione. Esiste la tecnica modificata, che è quella che vediamo qua, si avvicina al paziente e la leva è più corta ed eseguibile in maniera altrettanto efficace. Right, so there's two lumbar spine techniques. Let's take a little look at the sacroiliac joints here. And some of the reasons to look at manipulating the sacroiliac joints, this happens a lot in and around pregnancy, trauma. It is uncommon, but if you look at a fall on the buttock or an MVA with the foot on the brake, in isolated instances where there are chronic walking or running dysfunctions, lumbar or hip dysfunction, or any evidence that the SI joint might be involved, SI manipulations can be very, very effective, not just at treating the problem, but also diagnosing whether or not the problem is actually in that area. Ora, abbiamo parlato prima di tecniche lobo-pelviche, quindi spostiamoci sul bacino, articolazione sacroiliaca. Una grande discussione sulla mobilizzazione di questa, la mobilizzazione, la possibilità di eseguire tecniche manipolative su questa articolazione. Quello che sappiamo è che quando dobbiamo ispezionarla, quando dobbiamo avere in mente l'opportunità di andare a investigare se sia o una buona idea trattarla o utile, ovviamente donne in pre postpartum per il discorso delle fluttuazioni ormonali e il rilasso del collagene profondo, e raramente quando c'è un trauma specifico. Spesso quello che succede, per esempio, quando c'è un incidente d'auto con tamponamenti, ma con reazione del guidatore che aveva frenato. Quindi cosa succede? Che gamba è tesa, l'impatto porta a una sorta di stress sulla sacroiliaca, e quindi questo può creare una disfunzione. E quando c'è una disfunzione tipicamente legata al cammino, alla corsa, quindi pensate ai runner, pensate agli hikers e questi soggetti. Tendenzialmente ci può anche servire per diagnosi differenziali. A volte trattiamo la sacroiliaca per avere un beneficio lombare, quindi la sacroiliaca crea beneficio se mobilizzata, se manipolata a livello lombare, ma a volte invece ci dice semplicemente che è colpevole o meno. Ci serve a capire se è lì il problema. So the standing rotation test here, seen from the front and from behind, as well as what you know as a standing kinetic or a Gillette's test, allow us to assess the rotational three-dimensional movement of the body, but also the planar movement of the body, and that can help isolate to the sacroiliac, the pelvic region, as a diagnosis. Possiamo utilizzare alcuni test che ci possono guidare. Avete visto prima nella slide precedente, in realtà è sempre lo stesso test visto in due slide diverse. Esiste questo test che potete chiamarlo test di Gillette o sostanzialmente test statico, scusate, dinamico in standing, quindi in piedi, in cui durante l'esecuzione di alcuni movimenti si cerca di capire dove eventualmente esiste una restrizione di movimento. Right, and then obviously we can use Lazlet's test, the cluster, which is well established in the research now, to eliminate those patients who may be suffering from pain. Those tests are well known and can be used to eliminate and provide a good diagnostic package. Poi sappiamo che esistono la combinazione di test sviluppata da Lazlet, è una pubblicazione di peraltro un sacco di anni fa, solidamente efficace, quindi possiamo utilizzarla per andare a discriminare se abbiamo un problema o meno in quell'area. Quindi capiamo, di nuovo, lo screening è tutto, capiamo se il paziente può avere un beneficio da un trattamento, sia per beneficio clinico o per diagnosi differenziale a livello della sacroiliaca. All right, let's look at some of the techniques here now. So let's look at a distraction manipulation. Actually, we'll go to... So one of the injuries that's relatively common, you may have heard of this, is an upslip. And this will happen with a direct fall onto the buttock, often happens with ice or slipping on a wet pavement, but you fall, you land on your butt, and it gets driven straight up. So it's said that the pelvis is upslipped. Allora, a volte vediamo alcuni scenari clinici che ci fanno sospettare che possa essere utile l'utilizzo di una tecnica mirata manipolativa a livello della sacroiliaca. La upslip è un tipo, a me non dice niente in Italia, in italiano,
La slip è una classica caduta su pavimento bagnato. Noi immaginiamoci, o potremmo parlare della classica scivolamento su banana, se volessimo capirci. Beh, tocco per terra, penso di avere un attrito, una frizione che non ho. Di colpo mi trovo ad avere l'arto che va verso l'alto, cado, atterro a livello sacrale, ma lo faccio con una situazione di sforbiciata, mettiamola così, di arti inferiori, per cui non atterro piatto, ma atterro con la pelvi in composizioni di arti inferiori nettamente diverse. And in this case, the patient, it's the right, the patient will lie in prone. The therapist will grip the leg just above the ankle. Or you can grab the thigh just below the hip and above the knee if you have concerns about the knee joint. And then what we're looking for in that case is just a very quick pull down the table to encourage the pelvis on that side to come down. Or more likely to decrease tone in the latissimus dorsi and quadratus lumborum muscles, which will allow a restoration of movement. Allora, quello che possiamo intuire dalla foto dove vedete il ragazzo che ha lettino, c'è un disallineamento pelvico, che vuol dire tutto, vuol dire niente, è l'articolazione, è la pelvi, è un ipertono muscolare del gran dorsale, non lo sappiamo. Quello che sappiamo di nuovo è che qualunque tecnica manipolativa porterà a un rilassamento muscolare periferico, quindi ci interessa per esempio utilizzare la tecnica che vedete nella foto di destra, con la presa superiore alla tibia tarsica, oppure abbiamo visto prima la slide con la presa superiore al ginocchio. Se preferiamo la presa superiore al ginocchio, prossima al ginocchio, è perché abbiamo magari qualche dubbio un ginocchio che potrebbe subire di per sé la trazione con la presa a livello della caviglia, quindi vogliamo risparmiare il ginocchio. Questo thrust rapido, movimento distale, il prossimo distale in questo caso, aiuta una resetta a livello pelvico, perché? Molto probabilmente perché crea un rilassamento muscolare a livello del gran dorsale. And in this case, where there is the spinal segment that's sensitive, we can use an assistant. And this is another example of the depth of techniques that we try to teach in these courses to expose you to so many different case scenarios. E si può anche lavorare in due col paziente qualora si pensi che sia utile avere una fissazione lombare o anche toracica a seconda di una possibile coproblematica, copresenza di problematica a livello dell'arachide. E quindi talvolta siamo un elemento di fissità fornito da un terapista, da un assistente che potete vedere nell'immagine, mentre c'è l'esecuzione della tecnica. Questo può essere a livello del bacino, come in questo caso, o anche a livello appunto dell'arachide. Ed è un esempio, tra l'altro, delle variazioni delle singole tecniche che vengono mostrate al corso. La tecnica è una con due prese, ma in realtà poi ce ne sono una serie di variazioni che dipendono dal quadro clinico che ci si presenta davanti. All right, let's look just briefly at the thoracic spine. And probably the key to manipulating the thoracic spine, particularly in supine, is to have the grip right, what we call the pistol grip. And this is, and you can see that from the picture here, where the contact points between the spine, the facet joints, will be on the thenar eminence and then the distal, well, the middle phalanx of the middle finger. Allora, adesso ci spostiamo un attimo rapidamente a livello toracico, perché vediamo il posizionamento di questa mano a pistola? Perché il pistol grip, che in realtà non è un grip ovviamente, stiamo parlando del posizionamento a pistola della mano, vedete i due pallini neri, questa tra poco diventerà chiaro, se riusciamo ad avere questo setting e sappiamo e riusciamo a posizionare, immaginate l'arachide che corre in mezzo ai due pallini che abbiamo visto poc'anzi, quello che vogliamo è avere una porzione dei processi laterali sulla eminenza tenar e l'altra porzione sulla falange intermedia del dito medio. Then you can see here, just from this crude drawing, about where the contact points are in the spine and how that relates to the patient in sitting, sorry, in supine, and then the overall position of the therapist. Potete vedere un'esplicazione di quello che dicevamo poc'anzi, di come poi questa mano viene posizionata sotto il paziente, qui lo vediamo ancora un po' meglio. Sostanzialmente, come detto prima, vogliamo che i processi spinosi, la sequenza di spinosi, corra in mezzo più o meno equidistante tra eminenza tenare e appunto falange intermedia del terzo dito o del dito medio, che dir si voglia. And then translating now to a real patient position where the patient is starts on sideline, rolls over into supine, and then the therapist from above is able to apply force through their body, through the patient's arms,
down into those contact points on the right hand, which will apply a gapping distraction manipulation to the thoracic spine. Quindi avete visto nella slide precedente, lo rivediamo qua, il paziente viene portato in roll laterale, questo per poter infilare la mano sotto la schiena, viene posizionata sentendo gli spinosi che corrono in mezzo alle due posizioni dei pallini neri che avevamo descritto prima, tenar e appunto interfalangea, falange intermedia del terzo dito, dopodiché di fatto la forza viene attuata dal terapista sul paziente, attraverso il paziente si crea una tecnica manipolativa, si genera una tecnica manipolativa che di fatto è un thrust con gap, cioè quello che succede è che la forza, il vettore di forza attraverso il paziente, ma il rachide è bloccato a livello della mano che ha a pistol grip il paziente sotto, e quindi quello che si muove sarà il livello sopra sostanzialmente. E qui vediamo altre immagini. So you can get a closer up position there, and then there's also a way to do this technique in sitting. So if you're unable to do it in supine, if the patient doesn't like that position or it's too hard for your hands, we can modify it to get the patient into a different position. Una cosa importante, qualche terapista, oltre che qualche paziente non tolga la tecnica da sdraiato, da supino, considerate che a volte tecnicamente è difficile, una paziente con un seno estremamente prosperoso, piuttosto che, insomma, possono essere situazioni un po' particolari in cui è meglio farla da seduti, esiste una variazione, anche perché talvolta certi terapisti non riescono a eseguire la tecnica perché il dolore che provano a livello della mano è intollerabile, quindi esiste una tecnica da seduti che è assolutamente altrettanto funzionale. So this is a great, just wrapping up now as we get into the, so last one I'll just show, I just want to show here real quickly before we move on to the question time, is one technique that is very, very effective, is the picture here, is the sitting cervicothoracic junction technique, which actually is able to gap the C7, T1 and T2 joints, which can be extraordinarily effective in treating patients with neck pain, thoracic pain and anything in the shoulder girdle in terms of getting full movement back. Una delle tecniche più note che si possono utilizzare, in realtà neanche così complessa da utilizzare, quindi provarla qualora non se ne abbia una buona comprensione o non si abbia mai imparata nel corso è utile, è la trazione da seduto per la giunzione cervicotoracica, di fatto una tecnica che si localizza inevitabilmente, mettiamola così, perché descriverà tra poco Brett la presa, ma va a localizzarsi tra C7 e T2. And again here you can see that Anne, who is very small in stature, is able to effectively do this technique with, again, slight modifications sometimes, but usually is able to do this normally. And she's only about 5'4". So this can be done by any therapist. La tecnica è estremamente efficace per qualunque problematica di dolore legata a restrizione del movimento, ovviamente, a livello toracico, cervicale toracico e di spalla, tutto ciò che manipolazioni cervicotoracica e toracica tendenzialmente aiuta una spalla dolorosa se rigida, non la spalla in sé, ma tutto quello che ha intorno, e come potete vedere Anne, la terapista, che è una terapista non è estremamente, insomma, alta, e nonostante la sua limitata statura riesce a eseguire la tecnica con delle modificazioni del caso, anche perché da seduti basta abbassare il livello del paziente che è seduto davanti a noi. So all great techniques to learn and practice and apply in the clinic. We love to teach these techniques. We have a good series of techniques that we can teach to all people of different heights and sizes and ability levels. But the key is to learn very well what the steps are and then to practice, practice, practice. So you'll note that this course is a very, very fast moving, well, not fast moving, but it's a very practical course. There's not a lot of talking. There is mostly demonstration and technique and practice so that we can really work on perfecting your skills. La chiave di queste tecniche, nonché la chiave del corso, è perfezionare l'esecuzione della stessa tecnica, ma prima ancora avere molto chiari gli step di preparazione della tecnica. Quindi è un corso, questo si collega al corso di manipolazioni spinali del 20-21 aprile a Genova, che peraltro è il l'oggetto, insomma, di questo webinar, di fatto è un corso 90% pratico, non si spenderà tanto tempo a parlare, perché una volta visti i vari step bisogna provare. Di nuovo la preparazione è il 90% della tecnica, se padroneggiate, e la padroneggerete sicuramente, la tecnica, la preparazione della tecnica al corso, poi l'esecuzione è abbastanza semplice. L'importante è questo, capire che le manipolazioni non sono difficili, bisogna solo capire come preparare il paziente, dopodiché
presa la mano e si diventa rapidi a eseguire il movimento, sono tecniche efficaci per aiutare i pazienti. So as I said, we are going to be in Genoa in April of this year, teaching the spinal HVLAT. It'll be a two-day course, and you'll see a lot of the techniques there that you saw on this webinar. We'll be teaching those face-to-face and practicing them in multiple circumstances. Put 30 on there. I'm not quite sure how I get to 30, but there are a lot of techniques. As I said, this is a practical course. It is a course designed to teach you and perfect your skills, not be a lot of sitting and lecturing. Sì, l'aggiunta rispetto a questo, con questo si chiude la presentazione, è che l'idea è di riuscire a vedere fino anche a più di 30 tecniche spinali e 30 tecniche periferiche, che se ci pensate vedere 60 manipolazioni è impensabile come idea. In realtà no, una volta che sono chiari i passaggi per preparare la singola tecnica, la tecnica viene vista, si esegue, si padroneggia un po', si prova x volte, si passa alla tecnica successiva e si può sempre chiedere, stoppare e riprovare. E in due giorni di formazione, che è quello che caratterizza il corso di Genova, c'è tempo, magari non se ne vedranno 60, ma insomma sulla carta è possibile farlo. Ed è questo il punto. E con questo direi che non serve traduzione su questo. All right, well, thank you for that. And then we're happy to take some questions now, if there are any questions. E quindi grazie a tutti, e adesso se ci sono domande, Enrico ce le introdurrà, le tradurrò a Brett e ovviamente arriveremo. Sì, innanzitutto grazie a Brett per la relazione, grazie a Sebastiano per l'ottima traduzione, un webinar veramente molto molto interessante e bello. Sono arrivate diverse domande, io ne ho già selezionate 4 e speriamo di riuscire a rispondere a tutte, anche perché vorrei poter parlare brevemente, ecco, anche del corso di Genova, che è molto bello e per il quale abbiamo già diverse iscrizioni, e quindi si preannuncia già un corso estremamente interessante. La prima domanda: gli obiettivi della manipolazione sono più quelli di una riduzione del dolore o di un miglioramento della rigidità? First question, if you could summarize, what is the main target goal of a manipulation? Is it reducing pain or improving, I would say, mobility, reducing stiffness? Well, manipulation is used to change movement, and it does that by manipulating muscle tone. So a manipulation technique will send a neurological impulse into the central spine that will come back as a change in tone. It will relax, the joint can then move, and that hopefully should decrease the pain. But it's not a direct pain reducing technique. Allora, tutte e due, ma l'obiettivo è il secondo. La manipolazione invia un stimolo neurofisiologico dalla periferia al sistema nervoso centrale, che porta a un aumento della mobilità del range articolare associato a quell'area rigida. Perché? Perché viene in ritorno, viaggia, diciamo, prossimo distale, quindi dal sistema nervoso centrale superiore, dai centri nervosi superiori centrali alla periferia, un messaggio di rilassamento muscolare. Il fatto che il paziente abbia migliore movimento tendenzialmente si associa anche a una riduzione del dolore. Dunque, molto, molto bene, una domanda interessante. È stata quella che è arrivata dalla chat. Che ruolo ha, se ce l'ha, la sensibilizzazione centrale nel dolore lombare, e come e se le manipolazioni possono eventualmente influenzarlo o regolarlo? It's a complex one. What would you say is the role? No, actually, I would say better translation would be, let's say we are dealing with a patient with central sensitization, or at least we think that's the case. What is the role of manipulation in this case, if there is one? Lumbar pain speaking, I'm sorry. Yeah, that's a really good question. There probably isn't a direct role for manipulation in decreasing central sensitization. The one area where I could see it being useful is in terms of decatastrophizing the patient. So putting your hands on and doing a manipulation shows the patient that they can take it, which cognitively can be a positive thing.
But that would obviously have to be done only if there were no red flags or no other risks in terms of their anatomical setup. But honestly, I don't think there's a direct role for manipulation in decreasing signs of central sensitization. Ottima domanda. Diceva Brett, allora la sensibilizzazione centrale è una complessa situazione mediata unicamente dal sistema nervoso centrale e o periferico. Probabilmente non c'è un ruolo diretto delle mobilizzazioni, delle manipolazioni nel ridurre la sensibilizzazione centrale, anzi quasi certamente non c'è. Direi che abbiamo ampia letteratura a supporto di questo, però quello che può succedere è che il donare, restituire la possibilità al paziente di fare, di svolgere, di eseguire movimenti più liberi può dargli un controllo maggiore sul fatto che allora si possa fare. Allora posso ridurre la catastrofizzazione di questo paziente in termini di se faccio questo ho subito male, perché questi pazienti hanno male a fare qualunque cosa. Sono allodinie meccaniche, sono iperalgesia, tutto è doloroso. Quindi diciamo che di base probabilmente un ruolo non c'è, a meno che il terapista non sia così bravo da trovare un modo, magari più a livello di mobilizzazioni prima, forse dopo di manipolazioni, nell'aprire una finestra di movimento facendogli vedere che può fare più movimento senza dolore. È chiaro che poi il farglielo fare, quindi l'esercizio, ha un ruolo molto maggiore. Il paziente deve riesperienziare la possibilità di fare movimento nonostante quello che pensa di non poter fare. Ottimo, ho selezionato un'altra domanda interessante, sempre che proviene dalla chat, scusate. Si è parlato durante il webinar di specificità e direzionalità durante le manovre. Ma quali sono i test più specifici e se sono utili prima della somministrazione di una manipolazione? Prima di tradurre, devo commentare la domanda. Allora, la specificità della terapia manuale non c'entra niente con la specificità dei test. È importante capire questo. La specificità dei test è una metrica, specificità e sensibilità sono metriche per capire se un test ci dice che informazioni ci può dare un test. Ora tradurrò a Brett la domanda in modo che possa dare una risposta utile, però la specificità della terapia manuale significa quanto devo essere puntuale su un livello e fare quella tecnica lì per quel livello lì. Brett, the question, I just commented on this because there was a mix up on the term specificity. So the question is manual therapy specificity and in terms of direction or, you know, that level specific technique, that's the only thing you need to do as it used to be in the past. Then said, given that maybe we don't have to be that specific, what are the most specific tests to run before a technique? So to understand if we need to go ahead with the technique or not, manipulation, for example. So that using the specificity term in two different ways. Yeah, no, I understand. I think a lot of the selection criteria comes from the subjective history. So early on, we talked about intermittent pain, localized pain, episodic, mechanical, reproducible with symptoms. So that's one thing. I think the other thing then is looking at active movements, particularly the rotation test. That standing rotation test gives me a really good idea as to whether or not there's a, I'll say kink in the chain is the best way I can think to put it. If that helps me localize a spot, then I'll use a PA or a joint glide. And if that feels stiff, and with the standing rotation and with the subjective signs, that's enough to take a shot at manipulating. La domanda è estremamente valida, semplicemente il commento era legato appunto a cosa vuol dire specificità, perché davvero sono due termini diversi in questo caso. Detto questo, la domanda voleva una risposta, richiedeva una risposta su quali test sono più utili da effettuare per capire se eseguire o meno una manipolazione. Probabilmente nessuno, nel senso che in realtà molto viene dalla storia soggettiva del paziente, dalla raccolta anamnestica del paziente. Si parla, si chiede al paziente qual è la natura del dolore, un dolore intermittente, un dolore meccanicamente evocabile, porto il paziente a fine range di movimento a male e in più a una riduzione del range evidente. Mi accorgo con alcuni test, per esempio il rotation test, scusate, che ha un'oggettiva riduzione di movimento in una certa zona della colonna, insomma è abbastanza evidente che questo è il caso, non ci sono tratti neurologici, non ci sono segni strani, non ci sono red flags, cioè, sappiamo che il paziente è un paziente includibile in questo approccio, allora lo mettiamo a lettino
attuiamo delle tecniche di immobilizzazione, un PA per esempio, una mobilizzazione postero-anteriore, il paziente ha un beneficio o ha un dolore ma sente un beneficio associato, insomma riusciamo a capire che effettivamente è lì che dobbiamo lavorare e a quel punto abbiamo abbastanza informazioni per eseguire una tecnica in sicurezza, perché il grosso è non fargli male, non fare peggiorare la loro situazione. Se il paziente non è da manipolare, non va manipolato. Se il paziente è da manipolare vuol dire che alla peggio otterremo un effetto a breve termine e forse cambieremo approccio. Ma se quell'effetto a breve termine ci apre una finestra per poter fare esercizio terapeutico, poterlo far migliorare o ridurgli la paura del movimento, viva Dio, come direbbe qualcuno. Allora, bene, vi avevo promesso quattro domande, l'ultima domanda è sulle controindicazioni, ma forse sarà, come dico sempre poi dopo io in chiusura, opportuno venirle a chiedere direttamente a Brett presso l'MT Lab di Genova in Spine Manipulation and Mobilization. Io lascio adesso un pochino parlare il relatore principale, il 20 e il 21 di aprile. Abbiamo già le prime iscrizioni, poco meno di 10, quindi è un corso che già si sta muovendo un bel po'. Siamo al 5 di marzo, tendenzialmente le iscrizioni arrivano nell'ultimo mese e mezzo, quindi è opportuno, credo, garantirsi un posto per venire ad ascoltare e a praticare. Soprattutto abbiamo visto, no, 60 tecniche, 30 centrali, 30 periferiche, 30 vertebrali e 30 periferiche, insieme a quello che è una garanzia, Brett Windsor. Lo portiamo in Italia dal 2016, ha formato insieme a tutto il suo gruppo NIONT dozzine e dozzine di terapisti. Siamo all'undicesima edizione del CONT appena iniziata, ne sono partite due a febbraio, di nuovo una a Roma e una a Milano, come di consueto. E credo che sia una straordinaria opportunità. Io mi taccio, lascio parlare un pochino Brett del corso, tradurlo Sebastiano e sentiamo cosa ci dicono. Brett, the last part of this tonight webinar is actually kicked off from last question, which is if you may mention or like to mention what are the main contraindication for manipulations, even if it's a broad thing, it depends cervical, lumbar, but I'll leave it to you. And then with this, if you can link to a little bit of more details of the course in the Genoa course in a little bit more than well, 1 month and a half. Yeah, I think if you look at, we don't really talk about indications and contraindications anymore. We more talk about things in terms of a risk benefit analysis. So some of the risks would be either somebody who's too young or too old, acute infection, acute trauma, any indication of vascular conditions, severe instability, or evidence of bony pathology such as osteoporosis. Non si parla più di controindicazioni assolute, sostanzialmente, per la terapia manuale, nello specifico per le manipolazioni. Certo, esistono una serie di elementi che sono red flag, insomma, abbastanza conclamate. È chiaro che se abbiamo un paziente pediatrico, o comunque sia, insomma, troppo piccolo, o un paziente abbastanza avanti d'età, geriatrico, pazienti su cui possiamo sospettare problematiche di integrità, di scarsa mineralizzazione ossea, rischio osteoporosi, per esempio. Non lo sappiamo, ma statisticamente quel paziente è a rischio osteoporosi perché è magari donna, quindi soggetta anche al discorso menopausa, è più avanti in età e fa poca attività fisica. Probabilmente l'integrità ossea non è il massimo. Paziente con infezioni acute, c'è da dire che un paziente con infezione acuta in fisioterapia non dovrebbe neanche esserci, quindi insomma, parliamo di cose di base qui. Piuttosto che situazioni vascolari, di problematiche vascolari o di severa instabilità. Il paziente che non ha un fine range, un paziente che non riusciamo a trovare barriere, è un paziente che non si mobilita. Se non trovo il fine range, non mobilito mai, eccetera. Queste sono le macro cose. Poi al corso vengono viste ovviamente nel dettaglio. Do you want to add anything more in relation to the course itself? Yeah, just in terms of the course, we'll start with a basic assessment system designed around the standing rotation test to help us identify areas that might benefit from manipulation. And then we'll do a fairly sequential, we'll cover the neck, we'll cover the CT junction, the thoracic spine, the thoracolumbar junction, lumbosacral junction, the pelvis, and we'll definitely do some work in the hips. So it'll be a fairly comprehensive treatment of spinal manipulation, then down into the hip joints.
there will not be a lot of lecture. This is going to be very practical, very hands-on, a lot of time to practice techniques. Commento finale sul corso, sarà un corso, l'abbiamo detto prima, 90% pratico, come diceva Enrico prima, questa è un'offerta formativa, il CONT, il fatto che NIONT sia in Italia con Fisiobit dal 2016, è qualcosa che insomma va avanti da quasi 10 anni, questo ottavo anno, quindi storica come cosa. Il fatto di portare in Liguria un corso marcatamente pratico che sia un'istanza del CONT, di fatto è un modulo, è stata una scelta, quindi si è deciso, abbiamo pensato che potesse essere utile fare un corso, condurre un corso che avesse veramente poca teoria, perché di poca se ne parla, ma tantissima pratica, dalla testa alla pelvi, mettiamola così, quindi essendo una mobilitazione della colonna cervicale, toracica, in ottica anche di miglioramento della sintomatologia della spalla per il paziente, ovviamente giunzione cervico-toracica coinvolta, lombare, sacroiliaca e pelvico, la tecnica a livello pelvico è bianca. Quindi questo è, insomma, sostanzialmente c'è un processo sistematico, strutturato, che parte da una serie di test e poi vede una serie di tecniche, in modo da uscire con una forma mentis abbastanza chiara. Quando devo fare cosa, perché e quando non lo devo fare. Sì, assolutamente, un corso davvero eccellente, che è una garanzia, che è rappresentata certamente da Brett Windsor. E un corso, mi piace spoilerare anche un po', che ne anticiperà un altro davvero imperdibile a mio avviso, e questo è stato, devo riconoscerne la totale paternità a Sebastiano, e vedrà anche qua la presenza di Brett Windsor, che è Manual Therapy Empowers Movement, quindi un po' quello che può essere la sintesi che mancava, l'anello di congiunzione che mancava tra la terapia manuale e l'esercizio terapeutico, e sarà un corso scritto con un canovaccio a quattro mani tra Alessio Bricca, un altro autore straordinario che si appresta a fare un corso tra pochi giorni a Torino, già attivo sull'esercizio terapeutico, 4 giorni, seguiteci sui social, vedrete tante pillole interessanti, e proprio Brett Windsor, coordinati mirabilmente, devo dire, da Sebastiano. Vedremo un webinar gratuito mercoledì 27 marzo, non perdetelo, correte in piattaforma subito dopo questo webinar, lo potrete trovare disponibile, ci piaceva annunciarlo così. Io ringrazio Brett, ringrazio Sebastiano, vi riporto completamente a video e lascio la parola a Sebastiano per i saluti finali. Grazie Brett, davvero. Grazie, arrivederci. Thank you very much Brett for being here with us tonight. Thank you. Breve commento a margine su quello che diceva Enrico, grazie per averlo ricordato, ci ho pensato prima, ma me ne sarei ovviamente dimenticato come sempre. Questo è un corso che, come dire, anticipa un altro corso, che è un'idea, sostanzialmente, che è la nostra idea di gruppo di terapia manuale. C'è stato un momento in cui la terapia manuale era tutto e senza la terapia manuale non facevamo più niente. Poi abbiamo buttato via il bambino all'acqua sporca e non si fa più terapia manuale, si fa solo esercizio terapeutico, e quindi i fisioterapisti sono diventati esperti del movimento, che è assolutamente utile, è vero. Probabilmente, come sempre, la verità sta nel mezzo, o quantomeno, se non sta nel mezzo, sta nel capire quando devo fare una cosa e quando devo fare l'altra. Magari 10-90, magari 70-30, non lo so quale sia la proporzione, è irrilevante, perché tanto comunque lo devo saper fare. E quindi è nato così il corso Manual Therapy Empowers Movement, e ringrazio Brett per aver accettato, che accoppia Brett come docente, come esperto di terapia manuale, e Alessio Bricca, che è uno dei più grandi esperti di esercizio terapeutico che abbiamo in Europa, che peraltro è un italiano che ha fatto il suo dottorato all'Università della Danimarca del Sud, con un pezzo del suo postdoc in Scozia, e adesso è tornato con la sua posizione da postdoc ricercatore di nuovo in Danimarca, che fa un corso con noi, con Fisiobit, già questa settimana a Torino, ma è una nuova versione, per cui se la terapia manuale serve, e serve, lo sappiamo, qualcosa, probabilmente ci serve a capire come dare possibilità all'esercizio di funzionare meglio, o di funzionare e basta, in soggetti che hanno kinesiofobia, catastrofizzazione, limitazioni di movimento, che possono essere tutte porte che possono essere aperte temporalmente da una buona terapia manuale. E questo per chi lavora nello sport, per chi lavora con le pazienti di tutte le età, è una skill fondamentale. Un sacco di persone si bloccano, non fanno le cose perché. E quindi dobbiamo essere bravi a fare tutte e due le cose. E questo è il succo del corso, appunto, Manual Therapy Empowers Movement, che con webinar 23 marzo di cui parlava Enrico, che potrete trovare in piattaforma, che mi invito a frequentare, così ne avete un'idea un po' più precisa, in cui Brett e Alessio vi parleranno del corso.
Bene, Questo è. ok, sì, no, no, mi era arrivato con un attimo di ritardo l'audio, scusate. E niente, la settimana di Physiovit procede, riprendiamo già da giovedì con i corsi presenziali, l'invito a seguirci nelle numerose piattaforme social, attraverso Facebook, attraverso certamente Instagram, a seguire le nostre attività che sono sempre in crescita, sempre orientate all'evidenza, e ci fa piacere il grande seguito che stiamo avendo, segno di un apprezzamento che non può essere nient'altro che il ripagare il lavoro duro che facciamo tutti i giorni. Grazie davvero a tutti voi, grazie Sebastiano, grazie Brett, a presto. Grazie, arrivederci. Buona serata a tutti.